E dopo tanta attesa, Sassonia e Di Fano sono tornati Chiatta e Motopontone per completare i due tratti di Scogliere davanti a Bagnicarlo. Importanti però sono i danni provocati alla costa, come vi faremo vedere tra poco. Saluto il nostro ospite che abbiamo in collegamento, Matteo Renzi, gestore di Bagnicarlo, stabilimento balneare compromesso a causa dell'erosione. Buonasera Renzi, intanto partiamo dalle foto. Buonasera, partiamo dalle foto che aveva scattato lei e che messa a confronto rendono benissimo l'idea, perché si vede la differenza di quel tratto di costa immortalato nel 2019, adesso lo vediamo subito, e all'inizio di quest'anno. Poi però la situazione è peggiorata ulteriormente, così? Sì, purtroppo sì. Effettivamente queste poi... Quella del 2019 non è nemmeno la realtà di com'era la concessione, perché in realtà era molto più ampia, perché arrivavamo fino proprio allo spigolo, però adesso parliamo di una concessione che era esageratamente grande. Però da lì arrivare a quello che è oggi, purtroppo ce ne sono stati dei danni. Oggi, questa mattina, ci siamo risvegliati di nuovo con il motopontone che stava lavorando alle due scogliere, quelle che avevano iniziato, per essere chiare, soffolte, per cui in questo momento questa azienda, la Magnum, che ci aveva comunicato il comune, sta lavorando, sta, diciamo, ripristinando e finendo quelle due scogliere che erano soffolte. E adesso siamo in attesa al 7 di aprile, quindi fra tre giorni, che ci sia l'evidenza, per cui la gara finita per l'ultima scogliera, che dovrebbero iniziare a finire, come ci hanno promesso, entro la fine dell'estate. Ecco, entro quella tra l'ultima, tra il Bagnicarlo e il molo, perché altrimenti dovrete fare a meno di qualche ombrellone. Ma altrimenti sarebbe fatica aprire, che già di per sé la problematica non è tanto di rinunciare a qualche ombrellone, ma di rinunciare innanzitutto alla messa in sicurezza, perché lì la problematica è enorme, nel senso che a oggi non riguarda solo diciamo il lavoro e il Bagnicarlo, che di per sé già è importante, perché comunque girano in tante persone al lavoro all'interno della concessione, ma riguarda anche proprio il tratto dell'Isippo che sta cedendo, perché il mare, mareggiata dopo mareggiata, scavando sotto, ha fatto cadere gli scogli che tengono al sicuro la passeggiata. E quando pensa di riaprire lo stabilimento in vista dei rincari, pensate anche di modificare il listino? Noi siamo già al lavoro da diversi giorni, stiamo intanto, diciamo, mettendo in sicurezza e ripristinando e facendo le manutenzioni all'attrezzatura, in modo di non trovarci comunque poi impreparati nel momento in cui questa scogliera, che tanto bramiamo, sia finita e ci possa quindi far cominciare anche i lavori, diciamo, sulla concessione per quanto riguarda gli ombrelloni. Riguardo gli aumenti, guardi, noi siamo dietro a un tariffario che facciamo tutti insieme e che il nostro ente di appartenenza, la Confartigianato, ci sta lavorando. Si pensa a un aumento circa nell'ordine di 30 euro su un ombrellone e due lettini stagionali. Per cui anche in caso di un aumento, non è che si parla di aumenti eccezionali, si parla che su una cifra che l'anno scorso era di 650 euro per un ombrellone e due lettini, potrebbe essere portata a circa 680 euro, 670 euro. Quindi di poco. Diciamo che no, è un aumento nell'ordine specifico annuale, non è che sia un aumento dovuto né alla guerra né ai rincari. Anche se i rincari ne avremo e ne abbiamo già avuti tanti. Altra spada di Damocle è la Bolkestein, che va a modificare la pratica del rinnovo automatico delle concessioni. La direttiva ha già avuto una ricaduta, frena anche i vostri investimenti? Beh, questa è una questione un po' lunga, per cui ci vorrebbe una trasmissione di 24 ore per spiegarla tutta. Comunque a oggi c'è una sentenza che ha di fatto eliminato un'altra sentenza, per cui comunque non c'è niente di definitivo, anche se e sappiamo anche da qualche giorno che comunque anche il governo si è ritornato un po' sui propri passi, per cui è tutto da vedere, e si saprà molto di più nell'arco di questi 6 mesi.
Detto questo, comunque sì, la cosa spaventa molto, per cui sicuramente negli ultimi 2 anni, da qui al 2024, ci saranno dei rallentamenti notevoli, grossissimi sugli investimenti, perché non siamo al sicuro per poter dire di investire come abbiamo sempre fatto tutti gli anni in ogni stagione. Grazie Matteo Renzi per aver fatto insieme a noi il punto della situazione. Buona serata. Grazie a voi, arrivederci, buonasera.